You are live, siamo live, così almeno ci dice StreamYard, voi che ci state seguendo da casa e che ricevete la notifica di diretta dalla nostra pagina Facebook o dal nostro canale YouTube, battete un colpo se ci siete, perché noi questa sera siamo con voi e con l'ospite super speciale e super particolare che abbiamo qui al Covo delle Labbra. No, non è al Covo delle Labbra. Questa sera è una sera speciale perché è la prima puntata di una serie, la chiamiamo così, sì, la chiamiamo così, di una serie che ci porterà dritti dritti tra gli scaffali, ma soprattutto nei cassetti dei nostri autori preferiti. Io, se fossi in voi, visto che vi vedo già ben connessi e ben calienti, darei la parola alla sigla, che come ogni volta, vabbè, la faccio io, per cui ve la dovete sopportare per forza. E quindi, se ce la faccio, faccio partire anche la sigla. Hai visto mai? Benvenuti a questa sera a casa di, non ve lo dico ancora, però se avete visto la sigla lo sapete già dove siamo. Vedete qui accanto a me il suo ultimo libro, però non ve la voglio presentare io. No, 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 no. Io questa sera lascio il posto al nostro presentatore. Sì, perché questa è una serie in cui random i presentatori cambiano, sono mica sempre gli stessi. Ci vorremmo mai annoiare noi? No, e allora lascio la parola a Roberto Pegorini, scrittore e giornalista. Ora riesco a metterti in stream. Ciao Roby! Ciao Mari, ciao a tutti. Eccoci qua per questa primissima, con questa nuova rubrica, come la vogliamo chiamare, anche tu non hai idea. Comunque, a casa dell'autore, in questo caso dell'autrice. Facciamo una piccola premessa: questo programma sarà una chiacchierata appunto con lo scrittore che avremo ospite. Avremo tre domande, tre fisse per tutti, di cui io una mi dissocio già da adesso. Lo dico, abbiamo stabilito insieme, chiaramente. Allora, presentiamo subito la persona con cui andremo a chiacchierare. Io l'ho conosciuta una quattordicina, sì, circa 14 anni fa, leggendo questo libro che mi aveva letteralmente fulminato. Rifaccelo vedere. Mi aveva letteralmente fulminato. Lei, secondo me, se non la più grande scrittrice di thriller italiani, la seconda, terza massimo, comunque sul podio ci va. È una sceneggiatrice di Dylan Dog e quindi sa cos'è il mistero, perché in questo caso non può che parlarne bene. Nel 2008 è stata anche premio Scerbanenko con Mani Nude e adesso ve la presento subito. Però prima, visto che entriamo in casa sua, direi che dobbiamo suonare il campanello. Suono? Giusto? Sì, suoniamolo, dai, chiamiamola. Eccola! Ciao, Questa grazie per l'invito. Cioè, l'invito, siete a casa mia, che invito è? Mi siete autoinvitati, imboscati, infiltrati, Grazie a te di imbucati. averci invitati. Grazie a te, Paola, quindi di aver aperto le porte di casa tua e di averci invitato. Come abbiamo appena accennato, questa sarà una chiacchierata che parlerà naturalmente dei tuoi libri, ma anche scopriremo un pochettino chi sei tu. E per fare un ingresso in casa tua con tutti i crismi, iniziamo proprio con la prima domanda che avevamo deciso di fare, che abbiamo deciso di fare a tutti coloro che ci apriranno le loro porte, e la facciamo partendo da una canzone di Cristiano De André che era Dietro la porta. Dietro la porta di casa mia ci sono novità, diceva la canzone. Dietro la porta di Paolo Barbato, cosa ci aspetta? Tanta paura, ma non perché la faccio, ma perché io vivo navigando in quel brodo primordiale lì. Io ho paura di tutto,
da sempre, devo dire, non è che abbia delle paure speciali, ho delle paure a cui sono particolarmente affezionata, però sono anche aperta a grandi novità. Quindi in realtà io mi spavento molto facilmente per molte cose e come una prerogativa del genere umano mi sono adattata al fatto di avere sempre paura. Il giorno che mi sveglio senza avere paura ci resto secca. Per cui sì, per quel che riguarda la mia vita è fatta prevalentemente di paure e quindi di quelle sono fatte pure le mie porte e anche le finestre, pure l'abbaino. Allora, entriamo in casa tua, una casa molto molto ricca di colori ma anche di personaggi, perché chi ti segue su Facebook ormai la famiglia Barbato o la famiglia Bussola, decidiamo come chiamarla, è famosissima. Appunto c'è Matteo che è tuo marito, che è uno scrittore anche lui, però il vero scrittore della famiglia sei tu, diciamolo. Non è marito, ok, comunque il vero scrittore della famiglia sei tu, questo lo dobbiamo dire, ci spiace per Matteo, che tra l'altro lo salutiamo perché sappiamo che è anche lui impegnato in un altro appuntamento letterario in questo momento, quindi si scherza. Tra i bambini, pure in hotel, beato, santo, per 5 minuti, perché vabbè. Tre figlie, ci confermi Paola? Confermo, abbiamo dato. Virginia, Ginevra, Melania, quasi 14 anni, quasi 10 anni, 7 anni di furore gioioso, e questo è per ora. E siccome tre figlie e un marito non erano sufficienti per impegnarti, abbiamo anche qualche animale da quelle parti, giusto? Abbiamo tre cani. Abbiamo un cane profondamente longevo, che è Garrett, che ha ormai 14 anni e mezzo, ma lui è convintissimo sempre di essere molto piccolo, di aver 6 mesi, continua a comportarsi come se fosse un cucciolo. Poi abbiamo Heidi, che è il terrore dei 7 mani, il cane più odiato della nostra via perché è cattivissima e che ha 3 anni, e poi abbiamo Mia, presa quest'anno dopo la scomparsa del nostro precedente cane Cordelia, che ha 1 anno e considera Heidi il suo maestro Miyagi, per cui sta cercando di prendere tutte le cattive abitudini che ha l'altro cane. Devo dire che si impegna tanto, ci sta riuscendo, quindi un grande successo. La cosa che ho messo via, veramente. E questa è la famiglia. Ora però proviamo un attimino a entrare anche nel personaggio e soprattutto nella scrittrice Paola Barbato. È uscito da un po' di tempo oramai il tuo ultimo romanzo, che si intitola Ti vengo a prendere, esatto? Si intitola Vengo a prenderti. Vengo a prenderti, scusami. E fa parte di una trilogia in cui c'è Io so chi sei, Zo e Vengo a prenderti. In realtà io li ho letti tutti e tre in ordine di come sono usciti, però possiamo tranquillamente dire che i primi due si possono anche interscambiare, puoi leggere prima uno e l'altro. Questo, diciamo che è proprio quello riassuntivo, finale, e va letto per forza per ultimo, ma dimmi se sbaglio, può anche essere tranquillamente letto da solo. Perché ma tu, può anche essere letto per primo in realtà. Nel senso che io ho un certo numero di lettori che mi hanno conosciuta leggendo questo e poi hanno recuperato a ritroso gli altri due e hanno sperimentato un tipo diverso di lettura, nel senso che i primi due libri comunque presentano un mistero la cui soluzione viene fornita dal terzo libro. Ma se uno inizia leggendo il terzo libro, quindi col punto di vista dell'antagonista degli altri due libri, poi legge gli altri due libri come due libri completamente diversi, perché ha in mano degli strumenti conoscitivi tali che vedono tutte le bugie, vedono tutti gli inganni che negli altri due libri ci sono e sono ovviamente orditi da me, ma nel momento in cui hanno la chiave di lettura, ed è stranissimo perché io sto cominciando ad avere diverse tipologie di lettori, chi ha letto prima Io so chi sei, poi Zo, poi Vengo a prenderti come te, oppure chi ha letto prima Zo, poi ha recuperato Io so chi sei, poi ha letto Vengo a prenderti, ma anche chi ha letto solo Zo, solo Io so chi sei e poi Vengo a prenderti, o chi ha letto per primo Vengo a prenderti, poi Zo, poi Io so chi sei, e sono tutti tipi diversi di lettori che hanno fatto un'esperienza di lettura completamente diversa. Infatti noi abbiamo creato un gruppo di autoaiuto, un gruppo privato su Facebook che si chiama Spoiler Place, che è un punto dove si parla in maniera esplicita dei tre libri, da questo il titolo, dove la gente nei confronti dello stesso personaggio manifesta un assoluto amore, devozione o un odio totale, a seconda di qual è il libro in cui l'ha conosciuto. Ed è lo stesso personaggio, e non è che cambi, viene narrato in tre modi diversi. Il punto è che l'imprinting del primo modo è quello che poi ti porta avanti fino alla fine. E questo è molto interessante perché dà un'autonomia ai lettori, che di solito i lettori
hanno molto meno, ecco, diciamo, di solito tu gli offri un piatto già cucinato e loro se lo possono mangiare, può piacere o non piacere. Invece qua è un po' come dire, guarda, io ti do gli ingredienti, poi mescoli un po' tu come vuoi, vedi come, che sapore ti salta fuori più degli altri. Ecco, tra l'altro i tuoi personaggi a me hanno colpito perché alla fine non c'è un personaggio buono, come si può definire, cioè quello eroe, quello che è perfetto. Tutti hanno una vena di cattiveria o di ipocrisia, di falsità anche, soprattutto i personaggi, diciamo, secondari, relativamente secondari. Visto che sei partito dal terzo romanzo e una volta mi avevi anche raccontato che tu di solito scrivi prima la parte finale di un libro e poi il resto del libro, qual è il personaggio che è nato per primo e di seguito come si sono sviluppati gli altri? Allora, la realtà è che è poi una cosa che per chi ha letto tutti e tre i libri, ecco, sa che c'è una motivazione molto forte, che il primo personaggio a essere davvero nato è stato un personaggio che in tutti e tre i libri non ha mai effettivamente una prova, che si chiama Saverio Bartolomei, che è un personaggio che è presente in tutti e tre, ma non è mai il protagonista, viene sempre raccontato dagli altri o vissuto dagli altri e non ha mai una voce propria, addirittura nel terzo libro non parla, ma quindi proprio non si esprime. E c'è un perché. Se questo qui è il personaggio che è nato come personaggio, quindi con una formazione di struttura, di carattere ben precisa, più delle protagoniste, perché volendo, in termini di chi è nato prima dal punto di vista temporale, il primo personaggio è stato il personaggio di Anna, che in una vecchissima versione della prima infarinatura di Io so chi sei era la protagonista di Io so chi sei e poi invece è diventata protagonista di Zo, e in Io so chi sei addirittura aveva 16 anni nelle prime bozze che ho fatto nel 2013, quindi stiamo parlando veramente di parecchio tempo fa, per cui lei è cambiata molto, si è evoluta. Invece Saverio no, Saverio è nato così com'è ed è rimasto così com'è per tutti e tre i libri, quindi direi che la colonna o il muro portante è indubbiamente lui. Ho capito. Mari, se vuoi intervenire. Sì, carissimi, io nel frattempo stavo cercando di avviare un video party che come al solito non riesco a far avviare. Come vedi, Paola, il problema non è solo tuo. Benvenuta nel club. Esatto. Allora, intanto stanno fioccando le considerazioni e i commenti e attenzione ragazzi che ci state seguendo da casa, arriverà anche il vostro momento. E infatti, Roby, ti chiedevo la parola proprio per ricordare a chi ci sta seguendo da casa che io sono qui in regia e non sono qui a far niente. Io raccolgo le vostre considerazioni e a tempo debito farò cenno, tipo, aspetta che me lo sono proprio preparato, farò tipo questo cenno e allora sarò la vostra voce. Quindi se avete domande, curiosità, considerazioni che volete dire, riferire alla nostra Paola, io sono qui e sarò la vostra voce. Ma la cosa ancora più importante, per chi non l'avesse ancora fatto, quindi peccatissimo, peccato, peccato su tutti, il libro di Paola Barbato, Vengo a prenderti, è disponibile in ordine con dedica personalizzata dal nostro sito www.ladradilibri.com. Non vi resta che assolutamente prenotarlo, comprarlo, soprattutto leggerlo. Vabbè, basta, ho detto la mia. Vi lascio di nuovo la parola e sono qui tutte orecchie. Vai, vai. No, infatti questa cosa è molto carina e secondo me dobbiamo ringraziare Paola il fatto che ha accettato l'idea di scrivere le cosiddette dediche o autografare le copie anche se siamo in streaming. Quindi approfittatene perché è un'occasione ottima. Scusa Roberto, ma non volevo dire, l'idea di tutta questa roba è nata proprio a suo tempo quando sì, noi abbiamo visto che lei l'aveva fatto e abbiamo pensato giustamente di chiedergli se gentilmente lo faceva anche per te. Certo. Beh, ma se posso, è stata un'iniziativa che tra l'altro la cui scintilla è nata da un'altra libraia, la libreria Colori del Grano di Schio, perché eravamo in lockdown. Il lockdown cosa faceva? Non solo impediva gli incontri di persone che in effetti, insomma, per lungo tempo non si sono fatti e anche adesso si fanno con mille cautele, ma avrebbe impedito a ridosso dell'uscita
e avere le dediche, che poi sono una cosa che non è necessaria, ma fa piacere a molti lettori. Ed era l'ennesimo piccolo piacere che si andava a levare alla persona, il fatto di dire: questo libro l'hanno dedicato a me. E allora, accogliendo questa proposta che mi era stata fatta, mi aveva semplicemente detto: ma Paola, perché non ti mandiamo delle etichette e ci fai sopra la firma? Ho detto: ma perché la firma? Prendiamo le etichette un po' più grandi e facciamo la dedica, mi date il nome della persona. Poi Matteo, il mio compagno, ha detto: magari è una bellissima idea, lo faccio anche io. E noi siamo partiti così a cavallo delle nostre buone intenzioni, e poi ne abbiamo fatti circa 2500, per cui alla fine eravamo devastati. Però siamo molto contenti, perché crediamo che il settore librario sia una filiera, nel senso, inizia con l'autore e finisce con il lettore, in mezzo ci sono mille step. Allora, fra questi step ci sono le librerie, che sono state tanto penalizzate dal lockdown, ma tanto. E una maniera per invitare la gente a comprare il libro in libreria, invece di magari farselo spedire, che può essere lecito se non hai una libreria vicina, ma se hai una libreria vicina, pur con tutte, insomma, con tutte le cautele, un libro puoi andare a comprartelo. Mi sembra un bel assist da dare ai librai. Ah, vabbè, basta. Vai, Roby. Oltretutto, non solo ai lettori piace avere le dediche. Io, che faccio parte anche della categoria degli scrittori, ho una serie di libri con dedica, perché mi piace proprio confrontarmi con voi e poi avere anche un ricordo. E a proposito, io definisco i tuoi libri thriller. Tu sei d'accordo con questa definizione? Ti sta stretta? Allora, non posso dire che mi stia stretta, perché comunque il genere è quello. È come dire corso d'acqua. Il corso d'acqua è il ruscello, il torrente, cioè può essere molte cose. Certamente i miei libri possono essere grosso modo interpretati tutti come thriller. Dopodiché, siccome ci sono thriller e thriller, effettivamente, ecco, se ci si aspetta la solita storia del serial killer misterioso che viene inseguito da un detective, ecco, lì non ci siamo. Però ci sono anche molti altri generi di thriller che sono interessanti, anche se non c'è un'indagine a monte. Insomma, ne abbiamo visti parecchi negli anni uscire, anche particolari, anche molto, alcuni molto azzardati, per cui sì, non ricuso l'etichetta. Diciamo che non sono solo quello, quasi sempre, però sono sempre grosso modo anche quello. Sì, certo, definire, poi etichettare i libri è sempre pericoloso. Diciamo che può entrare in questa categoria, ma ha una serie di sfumature, come dici te, che possono tranquillamente anche scivolare in altre situazioni, in altri generi. Io quando ho letto i tuoi libri, devo dire la verità, provo tuttora una certa angoscia, ansia quando leggo. Una volta ti ho anche scritto un messaggio e ti ho scritto: ho finito adesso di leggere un po' di pagine del tuo libro, sono le 2 di notte, sappi che non li leggo con la abat-jour accesa, ma con la luce accesa. Ecco, bene. Come legge invece? Anche lei, quando legge questi tipi di romanzi, preferisce un'ambientazione in casa un po' più lucente, o no, non ti fai condizionare? Io sono una grandissima fifona, sempre stata, per cui non mi nascondo neanche un po', dipende da cosa sto leggendo. Recentemente mi è capitato di rileggere Lucarelli, Le indagini di Grazia Negro, piacevolissimi, non mi sono spaventata e li ho letti in qualsiasi frangente. Se devo leggere King, allora non tutti i King, ma alcuni King leggo comunque o di giorno o in una comfort zone. Per esempio, io ho provato a leggere In soggiorno la sera quando rimango da sola, non mi è sembrata una bellissima idea. Per cui comunque o leggo di giorno, mi sta bene non essere sola, però no, mi faccio molto influenzare. Però ho la fortuna anche di non leggere soltanto libri di determinati generi, ma di aver piacere di leggere anche libri diversi, per cui io volentierissimo leggo a letto o leggo di notte quando non leggo una cosa che mi spaventa. Per cui, cioè, è così. Io c'ho paura. Pure i fumetti mi fanno paura di notte, per cui questo è. A proposito di fumetti, tu sei anche sceneggiatrice di Dylan Dog. Quando ti accingi a scrivere Dylan Dog e quando ti accingi a scrivere un romanzo, quali sono le differenze che devi affrontare? Oppure le due cose ti influenzano? Ti devi completamente differenziare? Raccontaci un po' questa differenza di scrittura, se c'è. Allora sì, la differenza di scrittura, io uso sempre un paragone che un po' magari è diventato un po' stantio con gli anni. È come dire: faccio Pilates o faccio Kung Fu.
e puoi dire sì, fai sport. Non è assolutamente la stessa cosa, anche perché poi non possono essere proprio definiti entrambi lo sport. Sono due cose nelle quali si utilizza il corpo, bisogna avere un certo controllo, ma sono diverse. Le arti marziali si avvicinano indubbiamente molto di più al fumetto. Il fumetto ha delle regole, ha una metodologia di scrittura, una scansione temporale, una scansione di quantità, tra l'altro, perché sono un certo numero di pagine, sono quelle, sono fisse, in ogni pagina c'è una griglia. A seconda dell'editore la griglia può variare. C'è tantissima disciplina sul lavoro fumettistico, che invece quando si scrive in prosa teoricamente non c'è. Allora cosa succede? Quando scrivi in prosa tendi ad andare fuori tema, andare lunga, andare corta, sbagliare i ritmi, alternare male i ritmi. Le due cose mi aiutano, mi aiuta la sceneggiatura a essere un po' più controllata nella scrittura di narrativa e la narrativa a non essere troppo rigida nella sceneggiatura. E a furia di, negli anni, di alternarle, per me è veramente come dire vado a fare una camminata, poi torno a casa e faccio i pesi. Non è che ho bisogno, quando ho smesso di camminare, di fermarmi, di raccogliermi in me stessa e di entrare nel mood dei pesi. Le due cose si passano in maniera molto fluida l'una dall'altra. Poi magari è una fortuna mia, perché io non ho mai fatto fatica a passare dalla scena. Nella stessa giornata io sceneggio e poi scrivo. E lo faccio quasi tutti i giorni. Quindi non è mai faticoso, però devo dire, forse sono fortunata io, cioè forse è una mia, insomma, una botta di culo per cui riesco a fare le due cose senza che mi pesi. Inutile che ridi ogni volta che sono sguaiata, Mariana. No, no, io rido perché al di là del fatto che mi piace. Quando uno dice botta di culo tranquillamente, in questo caso sorrido perché tutto tranne che botta di culo, secondo me questo è talento puro, cioè la botta di culo sono altre, sono completamente cose diverse per come ho detto. No, Roberto, qua ti contesto, nel senso che io parlo di quelle persone che per esempio hanno l'orecchio musicale. Ok. Cioè, tu puoi acquisire degli strumenti, però se hai l'orecchio non è che te lo sei fatto. Quello ti è capitato e penso che tante cose, quando ti capitano, anche la facilità di scriverla, io non ho mai avuto il blocco della pagina bianca e non credo che sia un merito, io credo che sia una botta di culo, cioè per me scrivere è facile, è immediato, è molto più parlare che relazionarmi con gli altri, che fare tutta una serie di cose che per altri invece sono, cioè Matteo per esempio fa amicizia con facilità anche con i sassi, cosa che ha preso nostra figlia minore che fa amicizia neanche con i sassi, fa amicizia con le molecole che girano nell'aria, lei ci fa amicizia. Io faccio una fatica pazzesca, per prima sono rigida, poi sono finta, poi riesco a superare, poi mi ritraggo, mi inguscio. Ecco, credo che siano delle attitudini con cui si nasce. Attitudine nel senso proprio del vocabolario, non quello che si utilizza recentemente per tradurre attitude inglese, che significa un'altra cosa. Queste attitudini sono botte di culo. Però a questo punto botte di culo e talento si assomigliano, perché secondo me è talento, per te è botte di culo. Per me botte di culo è uno che spiega... Il talento sopperisce la botta di culo, Roberto. Uno che si mette lì a volte raggiunge quello che uno ha con la botta di culo. Mozart e Salieri, ok. Quello è. Va bene, mi arrendo. Vai Mari. Cappuccino rosso, anche se è bianco a tutte e due, non litighiamo sulle botte di culo. No, non litighiamo! Sto scherzando. Paola, io sorrido perché è bellissimo sentirti, cioè è una cosa meravigliosa. Sei capace di creare mondi anche quando rispondi alle domande di Roberto. Scusami. Allora, carissimi, io ho chiamato e invocato il question time perché incominciano ad arrivare delle domande. Ragazzi, calmi, non scrivete tutti insieme perché incomincio ad andare insieme. Allora, a parte salutare tutti quelli che ti stanno salutando e che ci stanno salutando, sappi che Mirella ha detto che tu sei la valletta, Roby. Mi piace. Va bene, accetto anche questa parte, va benissimo. Paolo dice: bilico ha fulminato molti, è vero, confermo. Ci salutano nel frattempo, Jack Genovese ci saluta dalla spiaggia
di Pozzallo e scrive che ricorda con piacere la presentazione qualche mese fa a Palermo. La rivedo con molto piacere qui, scrittrice e sceneggiatrice come poche. E non possiamo. Bella Palermo, mamma che mancanza che ho di quei viaggi. Bellissimo. Invece per quanto riguarda adesso Mucchina Sanna diceva come mescoli ottieni sempre ottime pietanze, quando parlavamo un po' di cosa leggere prima, come leggere dopo, cosa leggere dopo e via discorrendo, Paolo invece ti chiede: è stata una cosa voluta o l'avevi studiata così fin da principio, cioè la sequenza dei tre romanzi con i personaggi, insomma tutta lo scenario, diciamo? Allora, io ho iniziato a scrivere il secondo libro per primo, quindi io ho iniziato a scrivere Zoo e mentre scrivevo le primissime pagine di Zoo, che non scrivevo per un editore perché era una traccia che era stata bocciata da tutti gli editori a cui l'avevo proposta e che tra l'altro non ho mai proposto al mio editore, quindi a PM, perché credevo che fosse inutile visto che me l'avevano bocciata già in tanti, lo stavo scrivendo per me. Mentre stavo sviluppando l'idea per PM, che poi sarebbe sfociata in Io so chi sei, e mentre scrivevo per me stessa le pagine di Zoo e sviluppavo l'idea di Io so chi sei, mi sono accorta che le due storie si potevano parlare. Quindi ho iniziato a scrivere Io so chi sei in parallelo a Zoo e nell'istante in cui i due libri sono stati due libri che facevano parte dello stesso universo e autonomamente sbucato fuori Vengo a prenderti, cioè quello che sarebbe stato il finale di entrambi è venuto come conseguenza spontanea. Quindi diciamo che più o meno a 50 pagine di Zoo io avevo già le prime pagine di Io so chi sei e avevo già scritto il finale di Vengo a prenderti. Quindi dopodiché è diventato effettivamente un progetto, cioè quindi dopo è diventata una costruzione. Io lo definisco come i tre pannelli del Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch, che ogni pannello ha la sua storia, poi se le vedi nell'insieme è proprio un affresco. Io questo affresco dovevo avercelo davanti sempre tutto. Non è che potessi scrivere una cosa in un libro e poi ignorarla negli altri due. Per cui da lì sono nate infinite ragnatele di incroci su cui non si poteva transigere. Se in un libro scrivevo una data, quella data era valida anche per gli altri due. Magari non la utilizzavo mai, magari sì. Comunque, ecco, sì, dopodiché è diventata una grande costruzione, quindi ho scritto sostanzialmente tre libri contemporaneamente, pur non scrivendo io Vengo a prenderti insieme agli altri due, ma ogni volta che derivava qualcosa da uno dei due entrava nel grosso file col punto di domanda del terzo. Fantastico. E infatti Rossana dice, che intanto ne approfittiamo anche per salutare, scrive: questo intreccio della trilogia Senza Ordine è spettacolare. Io non so se qualche altro autore ha già fatto una cosa del genere, ma per me Paola è stata geniale. Sì, poi allora, credo che l'intento, anche se solo su due libri, sia stato quello di Stephen King con I Vendicatori e Desperation, che non sono due dei suoi migliori libri, secondo il mio personalissimo parere. Però hanno più o meno un'intenzione che si avvicina alla stessa intenzione che avevo io. Poi, ecco, questo è l'unico esempio però che conosco, ma non è che posso escludere che esistano altri esempi. È molto bello quando alla fine in ogni storia tu puoi trovare un elemento secondario che potrebbe svilupparsi in tutt'altra maniera. Beh, recentissimamente una cosa simile è stata fatta con la serie Cobra Kai, nella quale, che è il controcanto di Karate Kid, quindi noi abbiamo visto Karate Kid in una maniera, raccontato in un certo modo, adesso è arrivato Cobra Kai e scopriamo che improvvisamente il personaggio interpretato da Ralph Macchio era il cattivo e che i buoni stavano da un'altra parte. E questo è interessante, è sempre interessantissimo riuscire a buttare una luce di questo genere da un'altra parte. È la luce che poi appunto dimostra che non c'è un punto di vista unico, ma ce ne sono sempre tanti, più si gira intorno alle questioni. Verissimo, verissimo. Federica, adesso vado un po' veloce con i commenti, non sono mai riuscita a venire ad una tua presentazione. Ci è mancato poco qualche mese fa, ma poi è scattato il lockdown ed è saltato tutto. Appena ci sarà occasione, se vengo con tutti i tuoi libri in saccoccia, li firmi volentieri o ti infastidisco? No. Tutto per sapere se devo fare una selezione. Questo problemi vostri, ragazzi. C'è gente che viene con tutti i miei libri eppure con tutti i fumetti che ho fatto. Sono venuti una volta con due zaini e l'unica cosa che io faccio è di dire: facciamo un po' per volta, quindi faccio tre firme a te, poi a uno a un altro, poi quattro a te, poi una a un altro.
No, no, ma si fa tutto, con calma si fa tutto. Sì, sì, non problema. Favoloso. E visto che prima avevi citato Paola Stephen King, il nostro Paolo scrive, che ne approfitto di nuovo per salutare, senza fare paragoni, ma come generatrice di angoscia, hai ben poco da dire a King. Bau, bau, bau due volte. È vero, è verissimo. Clari, Orlandi ti chiede: ciao Paola, qual è la domanda che avresti voluto ricevere ma che non ti è mai stata fatta? Ragazzi, che domandona. Ma è molto difficile. Questa, tra l'altro, questa domanda me l'hanno già fatta altre volte. Io faccio molta fatica a rispondere perché in realtà mi sono state chieste molte cose, però il punto è che ci dovrebbe essere qualcosa che io vorrei sputar fuori e che non mi hanno mai fatto uscire, ma io dico talmente tanto che non so, cioè se mi sono trattenuta qualcosa me la sono trattenuta in maniera inconscia, non in maniera conscia, perché mi è stato veramente chiesto qualsiasi cosa nell'arco di questi lunghissimi anni, da sceneggiatrice prima, da scrittrice poi durante, perché poi sceneggiatrice lo sono anche adesso, quindi in realtà non ce l'ho, non l'ho ancora trovata io questa domanda che non mi hanno fatto. Ma tra poco arriveremo noi con una domanda a cui non vorrai dover dare una risposta. Va bene, vediamo. Ultimi due interventi, poi vi passo la parola a te, Roby. Intanto Clary dice sei un vero talento. Mirella, per quanto riguarda gli ordini e i modi con cui si creano le trame, cita la Rowling con Harry Potter. E invece Giulia pensa a Zafon con L'ombra del vento, forse, per quanto riguarda la costruzione. Invece Federica ti chiede, solitamente è già difficile concentrarsi per scrivere un libro, addirittura due contemporaneamente è da Wonder Woman, come fai quando scrivi? Allora, se la questione è il quando, è una problematica. Sul fatto dello scrivere due libri o tre libri, in realtà io li ho davvero percepiti come un libro solo, con tre macro capitoli. Quindi non mi sono mai staccata, cioè non c'è stato un inizio e una fine di uno dei tre e dopo l'inizio e la fine del secondo e poi l'inizio e la fine del terzo. Cioè è venuto il giorno in cui li ho finiti tutti e tre insieme, idealmente anche dentro di me. Quello è stato un grosso senso di perdita. Per il quando scrivi, È molto faticoso trovare un quando, trovare un tempo. Io oggi sono a casa da sola con tre figlie, più un'amichetta, più tre cani, più ecco. È molto complicato perché c'è stato un tempo in cui scrivevo di notte. Quando tutte le mattine devi alzarti alle 6:25 per accompagnare tua figlia alla fermata dell'autobus, scrivere di notte diventa molto, 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 molto improbabile, soprattutto riuscire a scrivere qualcosa di sensato. Quindi approfitto di tutta una serie di sacche di tempo secondarie che mi vengono offerte. Scrivo molto sui treni, quando mi sposto o quando viaggio. A questo punto scrivo la mattina, quando le bambine non sono a scuola, quando c'è stato questo lunghissimo periodo di bambine a casa, approfittavo delle uscite dalle amichette, cioè quei momenti in cui avevo meno pressione, perché di solito mi succede questo, che io apro il file, scrivo due parole e dalla scala, mamma, ecco, arriva qui. Quindi questa cosa è molto, per quanto io sia molto disinvolta nella scrittura, non è che posso essere interrotta ogni 32 secondi. Quindi deve almeno esserci una circostanza per cui posso auspicare di non essere interrotta. Ma è molto difficile trovarla. Alla fine si scrive quando si può, molte volte mentre si scrive quando si può e si è stanchi morti, si scrive pure male. Però si prende tutto per buono se mai si rielabora, ma è sempre meglio che non scrivere nulla. Grande Paola, bellissima risposta. E chiudo con la nostra Maria Lucia Liberatore, che salutiamo dal Molise, che dice: mentre leggevo Zoo ho capito come si sente Dylan con la sua claustrofobia. Adoro i tuoi libri e le tue storie di Dylan Dog. Sei geniale. Le storie di Dylan che scrivi sono sempre frutto della tua immaginazione oppure il curatore o chi per lui dà indicazioni sulla trama da seguire? Allora, la maggior parte delle sceneggiature di Dylan Dog sono soggetti miei, io sottopongo il soggetto, un'idea per una storia che viene approvata dal curatore. Ci sono delle storie particolari che si inseriscono magari in determinati filoni dove mi viene richiesto, serve una storia che affronti questo tema o che tocchi questo personaggio
oppure che sviluppi questo concetto che magari deriva anche da una storia precedente. Succedono entrambe le cose. La maggioranza dei casi sono sceneggiature che partono da un soggetto autonomo che è svincolato dal resto. Io devo dire che recentemente, nell'ultimo anno, ho scritto due storie che per la loro natura, perché escono su un numero particolare di Dylan Dog che racconta i tempi di gioventù sia di Dylan che del suo, uno dei suoi pars, cioè l'ispettore Block, che recentemente è diventato il suo padre adottivo, quindi abbiamo un Block giovane e un Dylan giovane. Ecco, per me scrivere quelle storie, anche se ho ovviamente dei limiti, perché inevitabilmente non posso prescindere da quello che è venuto dopo, ma mi piacciono moltissimo, mi piacciono proprio moltissimo, perché amo molto l'ispettore Block, e quindi poterlo muovere da giovane per me è un privilegio enorme. E allora grazie Paola, grazie a voi che ci state seguendo da casa. Il momento delle domande vostre, se ne avete ancora altre considerazioni, torna tra qualche minuto, però io adesso lascio di nuovo la parola a Roberto, che so che ha ancora delle cose da chiederti, e soprattutto ci sono in ballo due domande delle nostre tre. Ragazza, bisogna rispondere. Vai, allora, innanzitutto faccio anche i complimenti a chi ci sta seguendo, perché alcune domande me le ero appuntate io e me le hanno gentilmente sottratte, ma questo mi fa piacere, vuol dire che comunque c'è grandissima attenzione intorno al fenomeno Paola. Questa è una cosa che veramente mi piace. Ti faccio la seconda domanda delle famose tre domande tre, ed è un tentativo di capire se esiste una tua ossessione compulsiva. Ti faccio un esempio. Io quando inizio a scrivere, accendo il computer e la prima cosa che faccio non è aspettare, vado alla finestra e inizio a guardare la giornata, o la serata, o la nottata, secondo quando scrivo. Tu, prima di metterti al computer, hai un'azione, una scaramanzia, fai qualcosa, oppure no, non c'è niente? Corro. Corri? Corro per raggiungere lo studio, corro per raggiungere il treno. Ahimè, non solo non ho tempo per scrivere, figurati se ho il tempo per i rituali, non c'è neanche il tempo per farmi il riassunto mentale di dove ero rimasta. Mi butto proprio come un affogato sulla pagina e inizio a scrivere subito. Guarda, non so se mai in passato le abbia avute queste cose. Probabilmente quando ero single e vivevo con quattro cani e scrivevo moltissimo la notte, mi preparavo la mia tazza di tè, mi preparavo un toast, andavo lì, sorseggiavo il tè, guardavo Facebook, anzi non c'era ancora Facebook, c'erano più i blog, per cui leggiucchiavo qua e là, mangiavo, e poi quando ero pienamente rilassata mi mettevo a scrivere. Adesso arrivo talmente disperata all'atto di accendere il computer che mi frano dentro, per cui purtroppo per me, perché penso che sia molto più interessante averlo, un rituale, no. L'altra riflessione che mi è piaciuta e che condivido è quando tu hai detto che a volte si scrive nei ritagli di tempo, si scrive anche male, però intanto butti giù qualcosa che rivedi dopo. Secondo me questa è una cosa, personalmente ho riscontrato anch'io, io a volte ho l'idea, la scrivo, non mi preoccupo se poi è scritta bene o male, la posso riprendere dopo, ma se ce l'ho in mente la devo buttare giù. Quindi anche tu hai... Sai quelle volte che scrivi una roba, poi te la stampi, perché io molte volte per capire una cosa me la devo stampare, la stampo, me la rileggo. Scusatemi, ma questo possiamo avere un imprevisto? Certo, siamo a casa tua. Pronto? Pronto? Ok. Io ho una signora che deve venire a ritirare dei vestiti per i suoi bambini e mi sta mandando dei messaggi di disperazione, e quindi scusate l'imprevisto, ma adesso vediamo un attimo. Ok, un secondo solo. Certo. Un secondo solo. Paolo, qualcuno canti! Allora, togliamo un attimo la nostra Barbara mentre sta risolvendo i suoi problemi di casa. Allora, Roby, io voglio fare una domanda a te, però. Ma tu come hai scoperto Paola Barbato come scrittrice? Io ho scoperto appunto tramite Bilico, che è stato un romanzo che mi era stato regalato. L'ho letto e, ripeto, come avevo detto prima, sono rimasto fulminato. Da quel momento lì ho iniziato a seguire tutte le sue opere, tutti i suoi romanzi. Fino a quando, e mi ricollego alla domanda che stavo per fare, qualche anno fa, non ricordo esatto, mi sembra 4-5 anni fa, a Lovere, sono venuto a trovarti a una libreria, tu presentavi Io so chi sei, e mi hai scritto una cosa meravigliosa,
a cui io ci tengo. Mari, riesci ad allargare la telecamera? Scusate, stavo rispondendo. Dove sei? Qua. Vai. Allora, tu mi hai scritto, vediamo se riusciamo, a Roberto che vive di parole come me. Ecco, premetto che è bellissima secondo me questa frase. Ci racconti cosa vuol dire vivere di parole? Perché la gente pensa che chi scrive, vabbè, è fortunato, fa una vita privilegiata. Invece vivere di parole ha uno spessore non indifferente. Ce lo racconti? Allora, la cosa principale che succede, almeno che succede a me, nel momento in cui io vivo costruendo, no? Costruendo sulle parole, è di capire l'importanza delle parole. Cioè, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, ma le parole sono importanti. Ed è molto, quando cominci a capire che cuscino e guanciale sono due cose diverse, non puoi più prescindere da questo. È difficile vivere scrivendo e parlare male, per esempio, o non essere capaci di ascoltare magari il significato vero di una parola povera che dice qualcuno che non ha lo strumento per trovarne una più centrata. Anche prima ho detto che voi vi siete infiltrati in casa mia, poi che vi siete imbucati in casa mia, vi siete imboscati in casa mia, sono tre cose diverse, io volevo esattamente dire imbucati, e si diventa un po', non dico schiavi delle parole, però non è molto difficile prescindere da questo. È una cosa che ti influenza tutta la vita, non è che ti influenza solo nel momento in cui stai lavorando, altera proprio un po' tutta la tua percezione della comunicazione. C'è una maglietta di cui fanno continuamente i maledetti la pubblicità su Facebook, perché sanno, ormai sanno come pescarmi, che scrive davanti: I'm silently correcting your grammar, cioè ti sto correggendo la grammatica in silenzio. E quando si ascoltano le persone ti verrebbe da dire no, questa frase non è costruita bene, però ti devi stare zitto, perché poi veramente fatti un pacco di fatti tuoi. Però è così. La realtà è così, che non riesci più a leggere una cosa senza editarla mentalmente, senza vedere però l'accento l'hanno messo acuto invece che grave, non si fa, che per quasi nessuno è importante, ed è così, le parole sono infestanti, sono belle, però noi siamo tutti ammalati di parole, siamo tutti, è una specie di affezione acuta che ha a che fare sia con l'affetto che con la malattia, cioè scrivere non è mai una scelta, secondo me. Per me non esiste che uno si svegli una mattina e si metta a scrivere. Magari scriveva anche prima e noi non lo sapevamo, o scriveva altre cose e noi non lo sapevamo. Però la scrittura per me è una cosa proprio che te la trovi lì come la spina nel fianco, a volte va bene, a volte insomma, va così così. Roby, leggi il commento di Andrea. Faccio editing sulle frasi prima di pronunciarle, a volte finisco per balbettare per questo. Grande Andrea. Bellissimo. Visto che parlavi di parole, anche te, come il sottoscritto, hai un po' di allergia quando senti questa esasperazione delle parole in inglese, non so, briefing invece di riunione, oppure allora, ormai accetti, ti sembra normale? No, allora, è una via di mezzo fra due cose, cioè abbiamo da un lato, cosa che io ho messo anche in un romanzo, in Mani Nude aveva un personaggio che non tollerava l'utilizzo della parola inglese al posto della parola italiana, quindi gli dicevano ma tu eri un killer, e lui diceva non si diceva così ai miei tempi, si diceva sicario, e diceva sicario accarezzando la parola per quanto gli pareva bella. E in realtà un po' sono così io. È anche vero che esistono dei termini che non hanno una buona corrispondenza in italiano, che hanno una corrispondenza che magari non ha un bel suono, che è una cosa, per esempio, se tu utilizzi un termine che è brutto, che è cacofonico, va a finire che non lo usi. Del resto poi ci sono le incomprensioni, come per esempio attitude in inglese, che significa predisposizione, ho una buona predisposizione verso una cosa. In italiano adesso si usa il termine attitudine, che invece vuol dire un'altra cosa al posto di predisposizione. Certo, predisposizione è brutto, diciamocelo, non è che dire oh che bella predisposizione che hai, non suona bene, non fa figo. Quindi sì, è vero che a volte anche brevi abbiamo avuto un rendezvous, è più bello di dire ci siamo incontrati, ecco, c'è sempre una via di mezzo, e secondo me ci sono dei termini bellissimi in tante lingue che non vengono mescolati con l'italiano,
E che invece magari per dire, io non sono così contrario alla contaminazione, pare che sì, abbiamo una contaminazione un po' un senso unico, ma anche il déjà vu, l'abbiamo sempre detto il déjà vu, non che ho avuto una reminiscenza di una cosa, certo reminiscenza non è così bello come il déjà vu, che invece fa tutta la tua porca figura. Cioè, io intravedo un po' di esasperazione a volte nell'utilizzo delle parole straniere, però questo è un mio problema probabilmente. Invece, rifacendomi al fatto che hanno accennato di Zoo e di Dylan Dog, io quando ho preso in mano Zoo, guardo 435 pagine e dico, adesso voglio proprio vedere come fa a fare 435 pagine in una gabbia. Cazzo, ce l'hai fatta! Come sei riuscita, visto che tu hai detto prima culo, io adesso non ho usato un'altra, come sei riuscita a portare il lettore in una gabbia per 435 pagine? Te lo sei chiesto? Cioè avevi paura che potesse non funzionare? No, non avevo paura che potesse non funzionare, sapevo che poteva funzionare e lo sapevo perché, aspetta che non so se ce l'ho qua. Un attimo, questo è il momento caramba che poi naturalmente non funziona perché non ho il libro. Mille anni fa, ho letto un libro che si intitolava 785, ma la cifra non è giusta, Giorni lontano da casa, che era il racconto del sequestro di Cesare Casella. Non è stato scritto da lui, che era un ragazzo, all'epoca l'ha aiutato un giornalista. 783, credo. E erano giorni in cui lui raccontava cosa faceva nelle sue giornate chiuso in un buco. Ora era in un buco, per cui è vero che forse era un tipo di lettura più empatica, ovviamente, perché tu sapevi che era una cosa successa davvero, però effettivamente mi sono resa conto da quello che lui raccontava, ed è una cosa che mi è rimasta attaccata da allora, che lo spazio è uno spazio percepito. Si fa sempre la differenza, no? Tipo tra la temperatura percepita e la temperatura reale. Anche lo spazio in realtà è percepito. Quando uno dice io vivo in 35 metri quadri, si dice Madonna, ma come fai? Io morirei in 35 metri quadri. Invece non è vero, perché in 35 metri quadri uno a un certo punto comincia mentalmente ad attribuire significati piacevoli, spiacevoli alle varie zone, e alle zone attribuisce delle funzioni. Allora lo spazio può essere ristretto tantissimo su questa base, perché tanta gente vive in una cella carceraria nella quale ha il punto dove fa questo, il punto dove fa quell'altro, il punto dove si sposta, il punto dove va a fare ginnastica, e alla fine le dimensioni quelle sono. Io parlavo di carrozzoni da circo, mi sono informata sulle dimensioni, quindi io parlavo effettivamente di una dimensione che posso imparare una cella di massima sicurezza, un po' più grandina in realtà, per cui sapevo che si poteva fare, perché se ci si può vivere, allora ci si può anche raccontare. Per cui la vastità delle montagne è molto bella, ma secondo me anche la chiusura o la clausura, visto che di claustrofobia si parla, ha invece un altro respiro, è un respiro diverso, lo devi trovare, però lo trovi, e poi ci puoi far succedere qualsiasi cosa. E tu hai fatto succedere 435 pagine, ripeto, che non sono poche, restando attaccati a quelle pagine, te lo posso confermare, quindi tu non avevi paura, ma facevi bene a non averne, perché ha funzionato. E come? Io, Mari, se permetti, faccio altre due o tre domande veloci, e poi faccio la famosa terza, vado? Tanto sono rapide. Visto che siamo a casa tua, chi cucina in casa? Cucini Matteo. Tu? No, Matteo. Ma Matteo cucina per una questione di territorialità. Lui ha stabilito che era lui che cucinava, e se cucino io cucino che ce l'ho qua, no? Cucino qualcosa con lui che dice, ma perché metti quello? Ma no, ma aspetta deve rimanere lì ancora un po'. E mi frantuma l'anima e tutte le altre cose che non ho per tutto il tempo in cui cucino. Quindi io cucino o quando non c'è, e quindi c'è praticamente sempre, cucino mai, oppure cucino di nascosto. Ma io gliel'ho detto, gli manca di pisciare sui manici delle pentole, poi ha fatto tutto per marcare il territorio. E quindi dopo un po' io mi sono arresa, però il punto è che se io gli ho detto va bene, io ti consegno la cucina, però poi sono fatti tuoi, nel senso che lui anche i giorni in cui è molto stanco o c'ha tanto da fare, c'è delle volte che noi ceniamo alle 8:30 di sera, le bambine dicono papà, io lo guardo come per dire, l'avessi detto a me alle 7:30 era in tavola, ma io non cucino, e quindi ti muovi tu e cucini tu pure se sei stanco. Giusto.
Altra cosa, chi ti conosce sa che tu hai una predisposizione. La prossima volta, se torneremo in casa tua, ci aprirai l'armadio perché hai una serie di magliette fantastiche. Hai una maglietta che ho comprato anch'io, quella dello squalo, che secondo me è un cult che non possiamo assolutamente non avere. Questa è la parte dell'armadio. Invece vorrei sapere, l'ultima volta che ti sei fatta una bella risata e l'ultima volta che ti è scappata una lacrima. Wow. Allora, in realtà sono... La risata è più facile da ricondurre perché ho una figlia TikToker e recentemente le piace recitare sui monologhi di Pucci, che è uno dei pochi comici che mi fa ridere. Io devo dire, faccio fatica con i nota, la mia fatica con i comici. Per far ridere me, io non lo so, ognuno ha i suoi incroci, i suoi ritmi, le sue cose. A me fa ridere Pucci. Quindi recentemente, vedendo i TikTok di mia figlia sui monologhi di Pucci, ho riso e quello è stato più facile. E la lacrima non l'ho buttata, è stata recentemente al funerale del mio primo editor Stefano Magagnoli. Io non sono né una persona da funerali né una persona da grandi pianti pubblici, però è stata una persona molto importante, ma non solo per me, secondo me proprio per il panorama italiano, per la maniera che aveva di trattare il libro, la materia della lingua, l'amore che aveva per il suo lavoro, che è una cosa che è pressoché introvabile. E quindi sì, è stato un funerale in cui ho pensato, la cosa che si pensa sempre, sono i migliori che se ne vanno, lì proprio è andato via una delle vette dell'editing italiano e in generale di tutto l'ambiente letterario italiano. Visto che siamo in casa tua e visto che ci hai raccontato che c'è Matteo, che ci sono tre bambine, che ci sono tre cani, c'è un angolo in quella casa che è tutto tuo e dove ti rifugi? Quando proprio hai bisogno di niente? No. Il giardino? Il giardino. Scappo in giardino, ci scappo più d'inverno perché d'estate il giardino è il regno della zanzara bastarda. Ne abbiamo tantissime perché abbiamo dietro un bosco, per cui praticamente vengono lì a frotte a gruppi di 58 alla volta e quindi d'estate è poco vivibile. D'inverno è sicuramente un posto dove vado più che altro nei momenti in cui, sai, quando avverti quel senso di solitudine. C'è una frase bellissima che diceva un altro grande compianto, una persona che volevo molto bene, che era Andrea G. Pinkett. Lui diceva: la mia è una solitudine molto affollata, che è una cosa che molto in piccolo appartiene anche a me. Io sono una persona che spesso si sente sola e mi sento sola mentre non sono sola. Ed è un dato di fatto che non sono sola, però purtroppo io mi percepisco come sola, non mi sento capita, non mi sento aiutata, tutte quelle cose che insomma bene o male capitano prima o poi a tutti, molte volte sono puramente autocommiserazione e basta. Però in quei momenti lì allora tanto vale che cerchi di stare da sola. E il posto in cui si riesce a stare da sola in casa mia è effettivamente il nostro giardino. Qualche volta, rarissimamente, vado anche nel bosco dietro casa. Non è un grande bosco, non è un bosco dove ci si può perdere, sono 200 metri quadri di bosco, però in quei 200 metri quadri di bosco mi ripiglio un attimo. Sì. Visto che abbiamo parlato dell'importanza delle parole, la percepisci la differenza tra l'essere soli e la solitudine, o secondo te sono la stessa cosa? No. Allora, okay. Non sono la stessa cosa. Cioè, ti senti più sola o di solitudine? Ma mi sento più sola, ma credo che sia una cosa che deriva da talmente tanti aspetti diversi della mia vita, non da un aspetto solo. È derivata da tante cose, da tante esperienze, per cui io sono stata sola e mi sono sentita sola nello stesso momento, pur essendo due cose diverse. Quindi poi alla fine il sentirmi sola è molto figlio anche di una solitudine che è stata per un lungo periodo cercata. Quando io dico che ho vissuto per tanto tempo da sola con quattro cani, e quindi comunque non ero sola, però diciamo con pochissimi contatti con i miei simili,
quella è stata una scelta ed è stata una scelta che ho portato avanti per parecchio tempo. Non ero ai livelli dell'Ikikomori, però era faticoso uscire di casa ed era faticoso relazionarmi con il prossimo ed era comunque una direzione che avevo preso io, non mi era capitata. Ecco, che non è una differenza da poco, Comunque scegliere la solitudine e non ritrovarsela come compagna di vita non è una cosa da poco. Ecco. Stai scrivendo qualcosa, in qualche progetto in cantiere? Sto scrivendo 15 cose in questo momento, non sto scherzando di cosa. 15. Perché mi sono ritrovata tutta una serie di arretrati, di piccole urgenze in ambito fumettistico, nel senso che ho dei disegnatori che devono lavorare molto rapidamente, sono tanti, ci sono dei progetti che sono iniziati molto tempo fa, ma che adesso hanno di colpo preso un'accelerazione. C'è tutta una nuova strada che mi si è aperta, che è la strada della sceneggiatura cinematografica, dove anche lì sto iniziando a muovermi, ma ci sono anche lì più progetti su cui in tempi diversi devo lavorare, devo cercare di stare in piedi. E poi c'è la parte narrativa, perché sto scrivendo un nuovo romanzo di cui ho paurissima, perché è un romanzo che è un downgrade, faccio un passo indietro rispetto agli altri. Quindi prima ogni romanzo era come se fosse un po' più intenso, più duro, insomma, sotto diversi aspetti. Questo qui è un romanzo che è fatto di sottrazione, dove c'è molto meno in termini di personaggi, molto meno in termini di azione, ed è tutto di atmosfere, di tensione emotiva. Quindi in realtà è una cosa un po' nuova per me, cioè mi sto muovendo su un terreno diverso, e quindi io, giustamente, ogni volta che si fa una cosa nuova si ha tantissima paura. È una sfida, diciamo? No, perché una sfida è figlia di una decisione, di una scelta. Invece io questa qua proprio era una storia che dovevo raccontare, era un po' che ce l'avevo lì, che mi girava. A un certo punto questo era il momento di raccontarla, per cui ho detto la va o la spacca, e se la spacca sarò contenta di averlo fatto, perché se non l'avessi fatto adesso mi sarei fatta un torto, e quindi ho fatto bene a farlo. Poi come va, nel senso che sappiamo benissimo com'è l'ambiente letterario, un libro sbagliato può essere un grosso problema per un autore, però sì, io vado avanti, ma vado avanti in una maniera molto naturale, non vado avanti per partito preso, proprio perché adesso dovevo proprio farlo. Beh, io i miei 10 euro li scommetto che funzionerà, però magari sono di parte, sono fin troppo affezionato alla tua scrittura. Siamo quasi arrivati alla fine, e io ho questa incombenza della terza domanda, di cui mi vergogno come un ladro, sappilo. Però, come siamo in una democrazia, l'abbiamo decisa insieme, va fatta. Allora, oltre alle calze, alle mutandine, alle canottiere, nel cassetto della biancheria intima di Paola Barbato cosa troviamo? Oltre a reggiseni, le mutande e le calze? Oltre a reggiseni, mutande e le calze, perché le canottiere non le metto più. Ok. I fantasmini? Il fantasmino. E poi ammetto che se si parla proprio di lingerie non c'ho una fava, quindi cioè, nulla. Compiangete pure il povero Bussola, che tanto è un uomo ruspante in realtà, ma io e la lingerie non abbiamo veramente poco da dirci. Sono una donna. Esatto. Possiamo dire che questa non era la domanda che non ti hanno mai fatto e che avresti voluto che ti facessero? No, ma sai che me l'hanno invece anche fatta una volta. Ah. Una volta mi hanno detto, ma una scrittrice, sotto l'abito della scrittrice, cosa porta? Io ho dato la stessa risposta, cosa ho voi? Cioè, calzettoni di lana, la mutanda della Playtex e il reggiseno della Migros, perché è quello che non mi pizzi. Quindi sappiate, avete anche le marche. Imitatemi, donne. Vabbè, qui Paolo scrive fantasmini, ci sta, è horror, yes. E Valeria invece commenta: bisogna rimediare la mancanza di lingerie. Ma non mi manca, non ne avverto la mancanza. Fatemi un parino con la mortadella, non mi date reggicalze.
Allora, io mi permetto, Roberto, di fare un'ultima intromissione e poi ti lascio la parola per le ultime domande, perché c'è Clario Orlandi che chiede alla nostra Paola, parlando appunto di solitudine, quanto questa solitudine influisce effettivamente nelle tue storie. Molto poco. Io ho creato un unico personaggio che vive un tipo di solitudine molto vicino alla mia. È un personaggio che amo moltissimo, un personaggio che quasi nessuno dei miei lettori conosce, perché è protagonista dell'unico libro che non è in lingua italiana, che è Bonne Tue francese, Script Amanente, la versione italiana che poi ho pubblicato su Wattpad. Non so se ne verrà fatta mai un'edizione cartacea, e questo personaggio mi assomiglia moltissimo e lei sì ha preso dalla mia solitudine proprio a man bassa. Gli altri personaggi, anche quando ho sviluppato dei tipi molto precisi di solitudine, il protagonista del Filo Rosso è un uomo che vive della propria solitudine, che è molto cercata, l'ho ricostruita non partendo da me, ma da tanti altri tipi di solitudine che ho osservato, perché comunque stando al mondo e facendo poi il mestiere che facciamo noi tendiamo a osservare, a prendere appunti, a rubare dalla mattina alla sera da ciò che vediamo, in maniera conscia o inconscia, perché si ruba anche senza accorgersene. Una roba ti fa impressione, quell'impressione 5 anni dopo la vai a infilare in un personaggio e magari non te ne accorgi. Però non ho utilizzato la mia. La mia la si trova nella solitudine di Letizia Migliavacca, che è questo bellissimo nome che io amo molto, che è protagonista, uno dei 3 protagonisti di Script Amanent. Mi permetto solamente di leggervi anche il commento di Sabrina De Bastiani, che ne approfitto per salutare, che dice che poi l'amore di Paola per gli animali è cosa nota. Leggevo Zoo e immaginavo quanto per l'autrice certi passaggi siano stati particolarmente evocativi e dolenti. Romanzo notevole, tensione incrollabile. E qui aspetta storia, progetto di impatto fortissimo. Grazie Sabrina, ma è sempre carina lei. Sì, infatti, qui poi Mirella dice solo una goccia di Chanel dietro l'orecchio, ovviamente che domande fate, e poi si corregge, odiamo chi ha visto il periodo. Ma qui ci siamo molto di più. Valeria invece ti chiede quale rapporto hai con le interviste virtuali e le presenze virtuali tipo questa ai festival letterari? Allora, a me non dispiacciono, so che ci sono tante persone che si trovano in difficoltà. A me la mancanza del lettore davanti pesa, ma pesa anche perché quando tu parli hai una reazione emotiva, c'è la volta che c'è la risata, c'è la volta che c'è questo silenzio tombale mentre magari racconti qualcosa di un po' più grave, un po' più pesante, un po' più difficile da gestire. Però ecco, tolto questo aspetto, io mi rendo conto anche che c'è un vantaggio, che tanta gente non può venire, siccome noi non siamo ubiqui, non possiamo andare ovunque, neanche chi gira come un pazzo per tutto l'anno riesce a raggiungere tutti i propri lettori. Questa è una strada alternativa che consente a molta gente che magari non potrebbe uscire di casa, ma non solo per ragioni di scarsità di volontà o perché magari la libreria è lontana, ma anche per altre motivazioni, che possono essere motivazioni di salute, che possono essere motivazioni organizzative, perde il contatto con l'autore. Questo comunque è un canale che è più aperto di tanti altri canali e può raggiungere più persone. Tra l'altro poi sono cose che rimangono, per cui se uno dice, ma io quella sera alle 6 non c'ero, ero imbottigliato nel traffico, vabbè, lo recuperi dopo. Quindi bisogna anche vederli i vantaggi di questa nuova maniera di comunicare, che è figlia di qualcosa di brutto. Però insomma, Andrea diceva, dalle tame nascono i fiorni, pretendiamo di dire oh grazie coronavirus che ci hai fatto fare le interviste online, però almeno vediamo che probabilmente qualcosa di buono alla fine l'abbiamo comunque portato a casa, anche se coronavirus non c'era era meglio. Vabbè. Però per dire, cioè, coltiviamo di più le interviste online, anche quando ci auguriamo, tocchiamo ferro, tocchiamo legno, tocchiamo tutto, di aver superato questo periodo. Consideriamolo sempre un buon canale.
È vero, è vero. Vabbè, mi permetto anche di aggiungere che questa sera siamo stati quasi una sessantina connessi tutti insieme. Se Paola fosse venuta qui a Milano, in libreria saremmo entrati in 15, viste le dimensioni di distanziamento che siamo costretti a dover seguire. Per cui, insomma, dai, cerchiamo di effettivamente, come dice Paola, di cogliere i lati positivi. Siamo qui, siamo in tanti e soprattutto state parlando in tantissimi. E quindi se poi dopo Paola ha voglia a diretta chiusa, c'è anche di andare a lasciare tutti i commenti che io non sono riuscita a far passare, la ringraziamo, insomma. Francesco dice: la cosa che mi piace è che praticamente quasi sempre dai risposte che non mi aspetto. Ma Francesco, ma il callo si deve fare su sta cosa qua. È una carissima persona. Tra l'altro, questa cosa va detta, guardate che incontrare i propri lettori è una grande risorsa anche per l'autore, perché si incontra un sacco di gente bella, tra l'altro, insomma, anche gente che ti lascia qualcosa, al di là di Francesco che poi mi apporta gli affettati, ma vabbè, questa è una cosa fra di noi, per foraggiarmi durante le presentazioni. Ma veramente è uno scambio l'incontro con i lettori, non è che sei tu che arrivi lì, fai il tuo discorso, tanta volte torna indietro della roba che poi è quella su cui costruisci. È vero, è vero. Allora, io qui mi blocco, anche se voi siete in tantissimi e state scrivendo tantissimo. La nostra ora è scoccata da quasi 5 minuti, penso che i signori, i lettori sotto se ne siano anche già andati perché non mi hanno più visto, ho detto ma questa che fine ha fatto? Però, Roby, ti lascio la parola per le ultime domande e io torno tra pochissimi minuti per la chiusura finale. Vai, Roby. Allora, un paio di cose ancora veloci. Volevo sapere sul tuo comodino in questo momento se c'è un libro e qual è, e quale invece è il libro che non dovrebbe mai mancare nella libreria, diciamo, di qualsiasi buon lettore. La seconda è una domanda molto impegnativa perché attiene un po' al valori che uno ha, nel senso che io non è che posso dire metti sul comodino King ma non metterci Umberto Eco, non metterci la Fallaci, non metterci Benny, non metterci Pennac, perché sono tutti autori che secondo me vanno letti, cioè ci si può anche staccare dai grandi classici, però non ci si può staccare da Calvino, per me non ci si può staccare da Rodari. Per cui non c'è, io conosco Memoria It di Stephen King, è il libro della mia vita, senza nessun dubbio, me ne sono accorta recentemente, credevo di essere più legata ad altri libri suoi per significati, invece mi sono resa conto che io effettivamente di It conosco Memoria delle parti, perché me le vado a rileggere, perché sento molto il bisogno di rileggere, quindi personalmente è ovvio che dico il libro che io voglio avere sempre sul comodino è It di Stephen King. In questo momento sul mio comodino io ho tre cose che sono appena uscite, in realtà sono quattro, due sono degli albi, tre anzi sono albi a fumetti, uno è di Giacomo Bevilacqua, uno di Pasquale Ruiu e uno di Leo Ortolani, sono le loro più recenti uscite. Invece di libro l'avevo giusto ieri, ne avevo parlato, è Cuori Arcani di Melissa Panarello che tra l'altro per me è veramente una scrittrice che lo so che è molto difficile per la gente prescindere dal successo mondiale universale di Melissa P, dei 100 colpi di spazzola, ma sono passati un bel po' di anni. Lei è una buona autrice, ha una bella scrittura, ha un bel linguaggio ed è molto riconoscibile. Quindi io quest'ultima opera, tra l'altro è anche molto bella visivamente, ho voglia di leggerla. Aspetta che lo mostro che ce l'ho qua, l'ho visto che... Non era lontano. Ecco, questo qua, che è Cuori Arcani. E mi piace moltissimo, devo dire, anche la copertina. Mi andrei molto a congratulare con il grafico della Mondadori. Ma poi mi è arrivato in regalo questo, per cui io adesso sto leggendo questo, che non è propriamente un libro, è una specie di mega catalogone di tutti i film che sono stati fatti dai libri di King. E quindi io continuo a guardarmelo e a dire a mia figlia questo fa schifo, questo fa schifo, questo è bello, questo è fatto bene, questo è diverso dal libro però è bello lo stesso. E ce lo guardiamo insieme perché sto cercando di allevare una kindiana, non so se ci riesco, ci sto provando. Ecco, quando leggi un libro e vedi il film, ti capita di innervosirti perché il film proprio non riesce a rendere
E però ci sono dei film che sono stati i migliori dei libri da cui sono stati ispirati. Ci fai un esempio? Allora, Shutter Island, che è un libro meraviglioso, ma nel film è stato introdotto un elemento che nel libro non c'è, nel finale. Mentre il libro si conclude con una conclusione assolutamente coerente, no? Abbiamo un personaggio che non ha una corretta percezione della realtà e quindi linearmente termina così. Nel film ci viene instillato nell'ultima frase il dubbio che il personaggio abbia capito finalmente di non essere più agganciato alla realtà e che voglia correre ai ripari, che è una lettura che nel libro non c'è, completamente inedita, che mi ha sconvolta moltissimo quando ho visto il film, perché ho pensato che è una genialata, che se fosse venuta Alejandro avrebbe reso il libro più straordinario. Quindi, per quanto il libro sia meraviglioso, il film è un ottimo film, ma ha introdotto un elemento che per me lo rende superiore al libro. Ho capito. Mari, dimmi tu. Eccomi. Io, se per Paola è tutto, io potrei anche chiudere con il commento di Giulia e Tommy Cima, che scrive: è sempre stato bellissimo incontrarti, ho 3 libri che aspettano la dedica, spero succeda presto. E poi Paolo che dice: il finale di The Mist di Darabont. Vero, concordissimo. un film non è un filmone, ma un finalone. È un finalone, sì. Vabbè, ragazzi, avete preso appunti? Allora, si va a leggere, si va a vedere ciò che Paola ci ha appena consigliato. No, sono gusti personali, sono gusti personali. Ma i suggerimenti sono sempre ben accetti, quindi. Assolutamente. E allora, Roberto, grazie tantissimo per aver condotto magistralmente, oserei dire, questa prima puntata di questa sera a casa di, e grazie a te, Paola Barbato, per esserti prestata a questo giochino. Non so se sia riuscito bene, questo ce lo direte voi che ci avete seguito. È molto carino. Bene, che ci avete seguito da casa. Io sono molto contenta, Paola, che tu in qualche modo sia entrata al covo, anche perché temo che per un po' di tempo questa dimensione, che non piace a tutti, ma sarà la nostra dimensione, perché se no non ce la facciamo. Ce l'abbiamo, almeno ce l'abbiamo, vediamo questo lato. Abbiamo una dimensione. Bravissimo, esatto. Abbiamo una percezione dello spazio, come ci hai insegnato tu pochi minuti fa. Che sia virtuale o reale, l'importante è avere questa percezione. E quindi io vi ricordo ancora una volta che vengo a prenderti a disponibile con dedica della nostra cara Paola, partendo direttamente dal nostro sito www.ladralibri.com. Se spulciate nei commenti di questa diretta trovate anche il link diretto appunto al libro. E a me non resta che salutare Roby e Paola, perché io devo dire un'ultima cosa a chi ci sta seguendo da casa. Ciao ragazzi! Ciao Paola, grazie ancora per l'invito. Ciao Roberto, ciao Mari, buona serata. Ciao a voi, ciao. E allora rimango qui un po' da sola insieme a voi per darvi appuntamento a giovedì prossimo 24 settembre per un'altra primissima puntata. Questa volta sarò con me Manuel Figliolini, o meglio io sarò con Manuel Figliolini, perché questa volta a condurre la serata, come anche questa sera, sarà il nostro Manuel della Bottega del Giallo. E la serata sarà molto particolare. Si intitola Holly Book Party e abbiamo come ospiti 2 scrittrici e 2 special guest. Se andate a sbirciare su quella che è la pagina della strana coppia, troverete qualche indizio in più. Se no, vi conviene connettervi il 24 settembre alle 18:30 qui dal canale del Covo della Labbra oppure sul nostro canale YouTube. Come sempre, noi siamo qui pronti, agili e scattanti. Se va per gli scattanti, cominciamo ad avere una certa e cominciamo ad avere delle difficoltà di movimento, per cui però pronti, agili e scattanti, libri alla mano, pronti per portarveli dovunque voi siate, perché sì, lo stiamo sperimentando. La cosa importante è avere un luogo di riferimento, ma questo luogo di riferimento può
può essere anche semplicemente un luogo in cui tutti hanno sotto braccio un libro. E allora io vi saluto così fino a giovedì, mi dice Mirella. Beh, no, non dimenticatevi la nostra reading list del lunedì mattina e soprattutto l'Incipit 32, la diretta delle letture ad alta voce qui dal Covo della Ladra. Insomma, abbiamo fatto questo studiello, questa cosa qua, usiamola, sfruttiamola, avanti, avanti, avanti. Io vi saluto, vediamo se riesco a far partire quest'ultimo contributo che prima non partiva, e vi saluto con questo contributo che fa pure rima. Ciao ragazzi! Vabbè, vabbè raga, ho sbagliato il contributo, che vedevo di, sono fatta così, chissà se lo riesco a trovare. Io vi saluto qua, ve lo faccio vedere la prossima volta, ciao ragazzi, bacio, che figura, ciao.